Sono Valeria Attolico, ho 32 anni e da 10 anni lavoro alla Reggia di Venaria come addetta museale. Qui con i miei colleghi ho vissuto sulla mia pelle che cosa vuol dire essere lavoratori in appalto. Vuol dire precarietà e vuol dire sfruttamento da parte di chi cerca di tagliare sui costi del lavoro e lo fa sulla pelle dei lavoratori e da parte di chi si aggiudica gli appalti e ha come unica finalità fare profitto. Il processo di privatizzazione è ormai esteso a tutti i servizi e a tutti i settori, è portato avanti da politici sia di destra che di sinistra e fortemente spinto dall'Unione Europea che ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma questo fa parte di un panorama generale molto desolante del mondo del lavoro, che è caratterizzato da un attacco fortissimo alle tutele e ai diritti, che di fatto ha cancellato per i giovani la possibilità di avere nel futuro un lavoro dignitoso. Infatti tutte le politiche del lavoro, dal pacchetto Treu al Jobs Act, sono state dirette a smantellare le tutele presenti in Costituzione, nella legislazione sul lavoro e nello Statuto dei lavoratori. Conquiste frutto di anni di lotte sindacali e sociali. Quando parlo con i colleghi e con amici e conoscenti, la sensazione generale è di un malessere diffuso per condizioni di lavoro sempre meno sostenibili e una grande frustrazione perché non c'è voce in capitolo nei processi decisionali, che sono sempre meno democratici e sempre più autoritariamente imposti. Per questo per me ridare potere al popolo vuol dire proprio riprendersi il diritto di decidere della propria vita e del proprio lavoro e riprendersi quei diritti e quella dignità che sono stati tolti da chi evidentemente ha altri interessi da tutelare che non sono quelli del popolo. E per fare questo bisogna innanzitutto uscire dalla gabbia delle politiche antipopolari dell'Unione Europea e poi costruire un'alternativa politica in Italia. Dopo anni di governi tecnici, in cui si sono avvicendate una destra e una sinistra che hanno in egual modo portato allo sfacelo, e questa alternativa politica, secondo me, è potere al popolo, che è un gruppo di persone determinate a lottare insieme per migliorare le cose. Per questo accetto la sfida.